Direi che è una manifestazione nel suo genere tra le più importanti delle Marche, non è un caso che è alla sua 43esima edizione, è un fatto culturale, è un fatto di coinvolgimento delle scuole importanti ed è, diciamo, un impegno anche importante per l'amministrazione, anche dal punto di vista finanziario. Si terrà in quella bellissima palestra. E Pala Foglia Sesto on the Day, che è una palestra realizzata da Subissati, bellissima, in legno, nuovissima, e quindi è una, diciamo, mostra che dura una settimana, 10 giorni, e che impegna quindi tutto il territorio della provincia, il nord delle Marche, e quindi speriamo che abbia un buon successo anche quest'anno. È l'avvio della ripresa di una serie di attività. Di attività sportive, ricreative, di messaggio verso le nuove generazioni, di molte attività che stiamo provando a rimettere in moto da adesso alla fine dell'anno. Programma molto intenso, ci sono laboratori, coinvolgimento delle scuole superiori, coinvolgimento di tutte le scuole locali anche. E quindi c'è un programma che è più o meno sulla falsariga degli altri anni, come idea di buona prassi, di educazione all'inclusione, alla tolleranza, alla pace, ai valori fondamentali di personaggi che hanno avuto una storia nel nostro paese e che noi intendiamo onorare. In questi tempi c'è un problema di educazione alla pace, alla tolleranza, alle buone maniere e anche alla legalità. Le scuole, la mostra del libro, ha anche quello scopo lì.